Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Tacchetti a Spillo. Quest'oggi, a mio rischio e pericolo, <ride> ho invitato qui in studio il nostro mitico Piero Conforti, volto ormai noto di La 13 Sport. Buonasera a tutti, ciao Mariana, ci diamo la mano formalmente. Sì, la... <ride> Baciamano, grazie di avermi invitato. Nah, è un eh. piacere, insomma, ormai Beh. sei diventato di fatto un personaggio, ti stanno conoscendo sì. moltissimo sia i tifosi Granata che quelli biancoscudati con i tuoi personaggi le tue gag e quindi abbiamo deciso di, di invitarti come ospite per una volta per conoscerti un pochino più da per vicino per una volta? per una volta di solito non sei ospite non ce la ria... ah sì vabbè, no, okay, nel senso. Okay, ta, ta, vediamo com qui. <ride> come va questo okay. di solito insomma fai parte di fatto della redazione eh, sì, sì, in un sì, modo sì. particolare e infatti esatto. vogliamo approfondire questo aspetto insomma tu approfondiamo tu sei stato ti sei fatto conoscere da subito per un video che ha cir che è circolato in rete sulla, su una poesia, su una, uno, dei pensieri profondi che hai espresso sul, sul mitico Stadio Appiani, insomma hai circolato ah, in rete sì. questo video sì. e la gente ha cominciato a chiedersi ma chi è questo personaggio, ma che bello questi ricordi, ci ha fatto rivivere delle emozioni, insomma tu... Dopo tante puntate di, di Calci Smoking ti mettevi a, a imitare i vari sponsor di, de, dei sì. tempi dell'Appiani, insomma io non posso neanche ricordarli perché no, ero troppo piccola però. No, no, tu piccola, eri, avevi, avevi 15 anni. <ride> Sotto zero. E quindi insomma hai fatto rivivere delle emozioni forti a, a, tante, a tante persone di varie generazioni. Magari visto che sei qua, dai, una... Alla gastronomia Franco Caponi, migliori manicaretti dell'arte Orafa, l'arte Orafa dei figli di Alfredo Bortolozzo, sottoportico del municipio, 4 candele elogio spica e partirai sparato. Due le squadre in campo, una la grappa. Signori e signori, buon divertimento e forza Padova! Ecco, questo è un, un piccolo assunto. Un assaggio. Un assaggio delle... Sì, perché eh, devi sapere dovete sapere, cari amici che io ormai ho la mia età e quindi quella, quella, quel servizio è nato proprio da una cosa che sentivo dentro. No? Io ho vissuto quegli anni perché io poi abitavo adiacente allo stadio, all'epoca ancora a casa dei miei genitori. E, e quindi questa cosa mi è, entrata, mi è entrata dentro, mi è entrata nei globuli, nel sangue, diciamo, mi è entrata nel mio corredo cromosomico. E quindi è stata una cosa naturale eh, proporre questa lettura. Poi di seguito le pubblicità, eccetera, eccetera. Insomma, perché a parte le pubblicità, insomma, tu hai commosso, hai commosso sì. molte persone con una poesia che poi hai letto proprio a calci in smoking. Sì, e, sì, insomma, sì, sì. Mi sono commosso anch'io. È commosso tutti, anche chi come me quelle, ah, quelle sì. emozioni non ha potuto viverle perché ancora era troppo piccolo, però veramente... Ehm, sono state cose molto toccanti e ancora la gente ne parla, condivide il video su Facebook, no, in no. rete, insomma, Infra. è piaciuto molto. Sì. Tra l'altro, sappiamo che ha in serbo anche delle altre sorprese. Sì, poi ci, per sono, ci sono altre cose di cui chiaramente eh. non, non, non svegliamo, eh, peraltro, non ci sono solo io, c'è anche il mio certo, compagno d'avventura, Roberto Simonetto, che doveva essere qui con noi oggi, ma ha avuto un impedimento all'ultima ora. E, e quindi, sorprese. Quindi, questo per dire, seguiteci, seguite sempre la 13 Sport. Tacchetti a spillo e calcio e sbocchi giovedì sera. Quindi, ecco, ci facciamo un po' parentesi a piani, sì. parentesi a marcord. La, la cantoniamo un attimo perché sì. Piero Conforti è anche e soprattutto un comico, un imitatore, un personaggio che si diverte a stuzzicare Aspetta. i tifosi fuori si dallo stadio. Si diverte A spese degli altri stavi sì. per... insomma, sì, fuori sì. dallo stadio, sia al Tombolato che al Leugano. In più occasioni, sì. ti sei divertito a fermare i, i tifosi proponendogli delle le cosiddette le tue interviste impossibili le abbiamo esatto, chiamate così esatto. insomma proponendogli dei quesiti assurdi mm. vogliamo ricordarne alcuni Vabbè, il primo è stato quello più clamoroso di tutti è stato quello di, um, de, della creazione del nuovo stadio del nuovo stadio Ganeo all'interno al, all del Prato della Valle, quindi all'interno dell'isola Memmia la cosa insomma sembrava non, non sembrava impossibile ma è diventata possibile e molti si sono chiesti come mai, quando mai nascerà questo stadio. Ecco, vi tranquillizziamo, non ci sarà nessun stadio dell'Isola Membia, quindi le statue resteranno lì eh, in sito e per ora lo stadio è quello del Lugà. Anche perché, insomma è la seconda piazza più grande d'Europa, una delle piazza, più belle. Esatto, Assolutamente. esatto. Assolutamente, è la quindi, lasciamola lì, non Sì, toppiamo, sì, no, eh. no, no non, non si tocca. Però per dire che in quell'intervista chi l'ha seguita si sarà reso conto che la gente al 99,9 periodico ci credeva. Questo per dire, forse sarà il microfono, sarà la mia abilità nel sedurre le persone, <ride> ma insomma la cosa è diventata credibile. Ma tranquillizziamo tutti perché insomma il Prato della Valle resterà così com'è. Poi eh, prima del derby Cittadella-Padova hai terrorizzato tutti con eh, il discorso fusione. Della, fusi della fusione, sì sì. Ho proposto, ho, proposto, ho lanciato l'idea della fusione tra Padova e Cittadella. Quindi, fatto, dandola come dato di fatto, come già com fatta. Dandola come dato di fatto, insomma lì c'era chi ci credeva e chi no, ma comunque ecco, eh, per dire che le cose fatte in maniera un po' così scanzonata alla fine, alla fine rischiano di diventare più credibili che non dette in maniera seria, insomma. Poi tu hai creato insieme anche poi a Roby, avete creato dei personaggi, ma è nata da te? <ride> tu già ridi perché già eh, sai no, cosa sto no. so per dire. No, pers due personaggi. Mitici. due Mitici, fantastici tifosi. Esatto. Uno del Padova, l'altro del Vicenza. Uno del Padova, e uno del Vicenza. Mariano che puntualmente... <ride> Un nome a caso ovviamente, Piero, non sì, ti sei no, ispirato no, no, a nessuno. No, no, i Riferimenti non sono. casuali. Eh, che puntualmente ogni settimana cambia residenza <ride> all'interno della provincia di Padova. E Paolo da Cogollo, e Paolo che invece. Da Cogollo, Paolo da Cogollo. E poi, visto che questi due personaggi, le loro telefonate durante Calci Smoking hanno avuto così tanto successo, tu e il tuo amico Robi vi siete inventati. Di stupire tutti una delle scorse puntate, esatto. presentandovi vestiti da donne molto belle, tra l'altro eravate, proprio, eravate proprio bellissime ah. e avete fatto le mogli, Mariana e Paolo. Avete fatto le mogli, sì. Devo dire che beh, innanzitutto io e Roby ci siamo divertiti tantissimo, immagino anche chi era in studio, chi era a casa, ma comunque l'idea di Paolo e Mariano è nata tornando indietro, perché questi personaggi, bene o male, li, li vedevo agli stadi, no? Eh, io ho bazzicato anche lo stadio Menti di Vicenza all'epoca di Paolo Rossi, quindi mi piaceva seguire quel Vicenza lì. E, e Insomma, il tifoso Vicentino mi sta proprio a cuore. Ara Mariana che te spacco le regge, se te trovo candele Ostraga. ecco per dire no. E poi è una parlata, io anche per lavoro, col mio lavoro ufficiale, diciamo, vado spesso nel Vicentino e quindi è, è una parlata che ho, che ho metabolizzato e quindi mi piace farla. E da qui l'idea di. di, di, di eh, insomma stanno diventando dei beniamini del pubblico sì, di Calcesmo Soprattutto cioè, quando li fai, li fai telefonare beh, che sì, passi eh, da sì. uno all'altro esatto, che lì veramente esatto. poi noi sapendo anche perché chi è da casa magari tante volte non sa, non ha ancora capito che in realtà sei tu però chi lo sa soprattutto noi in studio cioè, rimaniamo strabiliati eh, sì, quando sì, riesce sì. a passare in mezzo secondo da uno all'altro, che veramente sembra ci sono due persone. Ma non solo, qualche volta sono passato anche al terzo personaggio, che è, è Bruno da Villa Marzana, provincia di Rovigo. E qui ti volevo. A, ten, a tendrizzo, a schina a Mariana, a Noemina a scherzare, eh? e questo anche il rodigino, insomma, voglio dire... Um. Io ho un figlio che gioca a rugby, che ha molti amici eh, a Rovigo, e quindi insomma anch'io appassionato di rugby, quindi rugby, eh, Rovigo... Hai vive assorbito di rugby. anche questo Ho assorbito, questo ho assorbito eh, anche questa cosa qua. E poi stiamo anche lanciando dei personaggi, anche qualche tuo collega che sta... Insomma. Dai, possiamo dirlo? Franchin, 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 ti salutiamo, sì, buonasera, Federico! Buonasera, buonasera, grazie Mariana che mi ha invitato, ho dovuto mollare Stefano Albertin per venire qui da te, spero di cavarmela presto perché ho la focaccia genovese, devo tornare a San Biagio di Teolo, ciao, grazie, grazie. Ah, insomma, anche <ride> questa so che ti è particolarmente piaciuta, ma, ma attenzione perché proprio parlando di Federico Franchin, tra qualche puntata ci sarà il clone, eh sì. che dovrà... Franchin <ride> contro Franchin. Eh, ecco, quella, quella sarà da... Imperdibile. imperdibile. Imperdibile, Mandiamo un bacio al nostro Federico. Ciao, <ride> grande fede, grande fede. Grandissimo, quindi seguite anche l'altro calcio, insomma, che è la trasmissione <ride> del nostro Federico, sempre sulla 13. Ecco, un'altra cosa mm. bella che hai fatto, che veramente è stata divertente, ma anche emozionante, perché ci hai fatto rivivere delle emozioni che questo calcio un pochino sta perdendo. Quando, ti, quando tu, insieme a Roby... Avete riproposto tutto il calcio, tutto minuto, il calcio per minuto per minuto. Ecco, quello credo che sia stato una delle gag più belle che avete, che avete messo in scena. Sì. Eh, tra l'altro la gente magari da casa non, non vedeva effettivamente tutto quanto come l'abbiamo potuto vedere noi quindi svegliamo anche un pochino il retroscena di questa, di questa cosa che tra l'altro a breve dovremmo riuscire anche a caricare il video in modo da poterlo eh, sì, pubblicizzare eh, un po' perché è stata veramente molto bella. molto bella insomma chi ci ha seguito sicuramente non se l'è perso eh, vogliamo ricordare un po' come è nata magari se ci ripropone anche Ma qualche spettacolo nasce eh, una, una parodia tra virgolette della mitica trasmissione radiofonica tutto il calcio minuto eh, per minuto e noi l'abbiamo adattata alle nostre squadre, quindi al Padova, al Cittadella, e anche lì ci sono stati gli inserimenti. C'è cioè chi chiamava da Rovigo per interrompere, da Cogollo piuttosto che da Padova. Insomma, l'abbiamo Adatta, fatta a modello uh, così, uh, nostro, così uh, ruspante. Uh, Roby faceva il tifoso con sì, la, beh, diciamo sciarpa, il la radiolina. Il mattatore le... Robby in realtà, io faccio la voce da fuori campo. Eh però però eh, insomma era una voce importante. Una, la voce importante, però diciamo che la mimica straordinaria di Robby è quella che insomma eh, dà quel quid in più a questa, a questa scenetta. Che è una scenetta che noi proponiamo anche nei nostri spettacoli dal vivo da parecchi anni, però come dici tu, giustamente, è una cosa d'impatto e che piace molto al, al pubblico sì insomma. anche perché insomma il calcio moderno senza andare a essere troppo retorici sì, però sì. in effetti ha perso molto sì. di quel sapore, di quel gusto che, che poteva avere prima vuoi per la tessera del tifoso come ah in beh, ultima beh. in ordine di tempo come, come cosa che ha che allontanato un po' il tifoso vuoi perché comunque per le pay tv e tante altre cose che insomma sappiamo benissimo tutti quanti il calcio può aver perso insomma, agli occhi dei più una parte del suo fascino sì, questo invece eh, il bel Insomma, mi ricordo anche io quando ero una bambina ascoltavo tutto il calcio minuto per minuto, la partita veramente con quei radiocronisti bravissimi, che molti ci sono ancora, insomma, hanno, ehm, trasmettevano delle emozioni forti, ti facevano vivere la partita immaginata. Sì, ma anche perché Marianna, all'epoca, che tu ancora non eri nata appunto, all'epoca si collegavano all'inizio dei secondi tempi, quindi tu avevi l'ansia de, del risultato del primo tempo, adesso invece... È tutto, è tutto veloce, tutto subito. Adesso col cellulare guarda ah, subito ecco, il risultato. E, e quindi, vabbè, un, po', un discorso sarà un po' da, 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 da vecchio, da nostalgico, però in realtà era quell'attesa là che ti dava l'emozione, no? E quindi sono i primi tempi, via Mary, e da lì partiva tutto, tutto il discorso. E quindi, ecco, questa, questa gag nasce appunto da quel, da quel tutto il calcio... Da quello là, insomma, ti viene qua. un pezzettino da riproporci così al sì. volo bene, gentili radioascoltatori, Buongiorno, ci colleghiamo con Tacchetti a spillo con Mariana Pallarin, campo secondario calcio. smoking per i soli primi tempi, via Paolo da Cogoglio. Ci dice che Paolo da Cogoglio va da qua, appena segnala Mariana con colpo di testa, sblissala con i tacchetti a spillo. Peggio di un giugno, qua, qua in casa, cosa che aveva che svegliare. Si è di Dio caro, attento a roba. Sobrino Bruno a Villa Marzana, a provincia di Rovigo. Appena segnalo, ma via che il campo pieno di Ecco insomma, fatta molto molto velocemente, però insomma. Strepitoso, vero? Eh, grazie. Cara Marianna, eh, so che tu sei una mia fan. Assolutamente. Sì, sì, sì. sì. No, no, bello, bello. Beh, poi, insomma, comunque io comunque ovviamente mi diverto molto, anche se devo dire che la cosa che veramente mi piace di più è quella di fare le interviste. Cioè, Io proprio adoro stare, eh, stare tra il pubblico a fare le mie interviste, sebbene impossibili, perché mi piace proprio vedere come reagisce la gente. E da lì ecco una cosa che ho sempre capito che la gente ha voglia, ha bisogno di parlare. Soprattutto oggi nell'epoca di internet, di Facebook, degli sms e quant'altro c'è bisogno di ritornare un po' al, al parlarsi. E quindi anche queste cose che nascono così frivole alla fine non lo sono poi così tanto perché poi si va a scoprire dei lati che sono anche dei lati, no non dico drammatici, <ride> però insomma... Curiosi. Latti, un, un, la, occhio, cu un occhio diverso. Un, un po occhio diverso, sulle... un occhio diverso. Ecco sì, sì, quindi è bello. Quindi seguite le interviste impossibili di Giampiero Piero Conforto. Cosa hai in serbo per le prossime settimane? Beh, adesso eh, c'è Padova a Torino, c'è Padova a Torino e, e, quindi, e quindi sarò all'Euganeo, eh, fuori dallo stadio, per le mie... Adesso il tema devo ancora tirarlo fuori, ma insomma qualcosa nascerà è una partita di cartello quindi penso che sarà l'impatto sarà importante e poi ti divertirai magari fermando anche i personaggi famosi sì ma lì passa qualche... per esempio spesso Gianni Di Marzio ormai è diventato possiamo dire quasi un amico sì. mi dice Gianviera questa eh, voglio dire ecco per dire no? Quello, <ride> lo accenno solo eh. ah poi Mariana scusami che poi ci dimentichiamo è, è vero che io ho lanciato questi personaggi che citavi però bisogna anche dire che a calcio e Smoking, tu lo sai perché sei uno diciamo, dei pilastri della trasmissione eh, chiamano anche personaggi questi veri, personaggi eh sì. famosi eh, che chiamano ogni Abbiamo tanto. Abbiamo questa fortuna di avere questi esatto. agganci importanti. Beh, più che fortuna, bravura. Eh. Bravura. Bravura eh, relaz... merito al nostro direttore. Il nostro direttore ne appaglia, insomma, ecco, diciamo, il merito soprattutto suo, ma anche di tutta la redazione, certo. te compresa. La nostra e... rubrica è folta di... Sì, quindi voglio di dire, eh, qui possiamo andare solo in meglio, insomma, quindi, ecco, quindi il fatto che ci siano questi personaggi testimonia l'importanza de... del canale e delle nostre trasmissioni. <ride> Facendo un passetto indietro. Yes. Tu c'è una cosa che vorresti tanto poter fare ancora. Dimmi anco cara. <ride> c'è una cosa che tu vorresti tanto poter eh, fare so, ancora. Beh, sì. Oddio, la faccio ogni tanto. Ma <ride> di cosa stiamo parlando? Ah, no, non era quella che intendevo. No. Ah, ok. Hai fatto tanti anni fa a Bresseo delle ah. interviste impossibili ah. che sono diverse da quelle che fai adesso. Sì. Adesso magari ci sono un po' più di... Diciamo così... C'è qualche paletto eh, in più? Qualche eh, paletto, adesso... dai, l'hai detto tu. Mm. Insomma, da parte, io, delle da parte della società, insomma, non ce ne voglia il Padova per carità. Però eh, purtroppo adesso essendo per fortuna in Serie B, però purtroppo ci sono del, dei vincoli un po' più, che più capiamo, stretti capiamo, che capiamo, capiamo. Eh, però sarebbe divertente poter riproporre un certo tipo di eh, intervista, un certo tipo di approccio con i giocatori. Sì. Ci puoi raccontare che cosa avevi, fatto, cosa avevi combinato, lo scherzo che avevi fatto tu ai giocatori tanti anni fa? Ma in insomma, quello era, era il Padova di, di Galderisi, di, di Livio, di Nunziata, di, 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 il Padova che stava per andare in Serie A, peraltro. E niente, io mi sono presentato al centro di Bresseo con un ragazzo di colore nigeriano, con la sciarpa del, del Padova al collo, spacciandolo per il nuovo, il nuovo straniero del Caccio Padova, ma eravamo già a stagione inoltrata, quindi la cosa era meno che credibile. E, e mi sono presentato là, questo ragazzo peraltro era molto spigliato, io in due però ho detto guarda, tu devi spiegare che sei la nuova punta del calcio Padova che hai segnato tutti questi gol in Nigeria, quindi quello che ti viene fuori lo dici. E lì è stata una cosa strepitosa perché mi ha fatto un tre quarti d'ora di servizio. Abbiamo fermato, mi ricordo, Galderisi, Di Livio, l'ex presidente Giordani. E ci sono cascati ci tutti. Ci sono cascati tutti, e, e, chi, e anche chi capiva stava al gioco. E quindi è venuto fuori un servizio veramente bellissimo. Ma come dicevi tu, giustamente, all'epoca si entrava su si Shiva da Bresseo, non c'erano vincoli, eccetera, eccetera. Però non è detto. Che magari in un futuro breve o meno breve, non che non si modo. riesca a fare qualche, qualche incursione di queste lei Sappiamo che il Padova ti ha preso in simpatia, quindi... Il magari... Padova mi ha preso in simpatia, però Mariana parliamo di quasi vent'anni fa, vent'anni fa sono tanti, vent'anni eh, sì. fa... Però ecco, allora, quello che non riesco a fare è che, che quello che facevo all'epoca, lo faccio adesso fuori dallo stadio. Quindi con i tifosi, ecco, li ripropongo le Però stesse sei, cose. Però sei stato anche fortunato, un paio di volte hai beccato qualche sì, fidanzata, sì, sì. qualche, qualche fidanzata, eh, Poi queste fidanzate mi vogliono baciare tutti. Ah, Tutto. perché poi, chi <ride> non lo sa, c'è stato, beh, è stato immortalato dal mitico fotografo Andrè Piva. un bacio appassionato di Marianna <ride> al, al, cui al cui parlante, al cui presente. Per fortuna che c'è il video che prova che è soltanto uno scatto. Esatto, è un'angolatura particolare, un particolare, sembrava che ci dessimo, diciamo, un bel bacio <ride> appassionato, cosa che Marianna vorrebbe, io eh, vabbè, eh, voglio dire, la, la, eh, la, la carne debole e <ride> lo spirito forte. L'avevo per... detto io in apertura piccolo che era gozio. mio rischio e pericolo... Ma poi Piccolo, piccolo gossip, comunque è stata una cosa divertente. Ah, è stata simpatica. Poi svelata... Eccetera. Tra l'altro mi avete fregato perché per una settimana me l'avete tenuto nascosto, l'ho scoperto... Eh beh, vabbè, in trasmissione. Insomma, sì, 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 sì. Comunque ecco per dire cose nate così estemporanee, insomma, sì, sì, simpatica anche quella. Ecco, bene. Adesso hai in mente qualche altro personaggio da proporci? Beh Calci sì. Smoking? Sì, Lo sì, ho, ho in mente dei, beh, dei personaggi... Uh, Qualche personaggio potrebbe nascere in corso d'opera, come è nato il Paolo, il Mariano, il Bruno da Rudinho. Il procuratore Jerry, non il procur dimentichiamo il, il mitico procura procuratore Gerry. Come il abbiamo mitico. potuto non citarlo finora? Com'è com che è fatto? Come abbiamo fatto? Eh beh, lo citiamo ora. Che peraltro ha sottoscritto il primo contratto col giocatore Baggio del Cittadella, il giovane allora, Baggio. Ma sentiamo dalle, dalla voce di Jerry. Cioè, ma sta attenta, Mariana, mi, sto qua da mezz'ora che parlo, a parte che te parli sempre e non te mi fai mai parlare. E a mi invita dove parlare prea, ma se è possibile! Allora, il procuratore Geriz è questo, mi te propongo Mariana, patacchetti a spillo, un contratto quinquennale a scadenza biennale con il prolungamento per l'aldilà, e me, me, dopo, aspetta, non sei finita qua, ma tengo il 100% delle provvigioni, così ti te fea, tua conduttrice, libera della testa, senza pensare in schei. Ecco, quindi questo, questa voce, questo personaggio, nasce da un personaggio reale, che non ci... Non so, non, ci, non citiamo, Jerry. che si chiama Gerry, simpaticissimo. E quindi è nata l'idea di proporre questo fantomatico procuratore di calciatori che in realtà non riesce mai a salutare. Un po' anche per, eh, per un prendere un po' in giro anche la categoria. Sì, insomma, esatto. Abbiamo proposto anche con Pasqualini ma, in studio. Sì, Pasqualini per che peraltro si è divertito molto. E, e da quello che so sto, Jerry continua a chattare, insomma si è stabilita una linea diretta tra Pasqualina e, e Jerry, ma insomma adesso si i particolari... Si sentono via telefono, ci sentono via e... telefono chattano, chattano eh. su Facebook e quant'altro, sì. Quindi anche questo. Poi ho in mente anche altri personaggi che non posso dire perché sennò no, svegliamo, sveglio. Ehm. Però un paio li sto, li sto, li sto preparando e, e sicuramente li faremo nel corso e del. E sappiamo nostro... anche che insieme a Roby hai in serbo una sorpresa per quando ci saranno sia il presidente c'est ah, che beh, ecco, il ecco. mister Dalcanto, Insomma, quindi possiamo sì, anche sì. già avvisare Ma Io se i nostri posso, fare, posso fare, posso, mi sostituisco per fare un piccolo, per fare un piccolo appello al calciopado. Noi ecco. Non vediamo l'ora di avere qui presente il presidente Cestaro e l'allenatore d'Alcanto, o assieme o in no, momenti beh, saranno sicuramente in però due abbiamo riferiti. preparato io e Roby per tutti e due, due cose diciamo, una cosa dedicata a Cestaro e una dal canto, che sono veramente simpatiche. Sono delle cose cantate, delle, delle parodie, però molto molto belle, che penso che faranno piacere. Quindi, caro Marcello Cestaro, vienici, vienici a trovare come è venuta la Barbara. No, sappiamo comunque che il eh. presidente ci ha promesso che. Ci ha promesso. Ce l'ha promesso, eh. o quindi. per la fine dell'anno o all'inizio dell'anno nuovo, sicuramente sarà nostro ospite. Quindi potremo coinvolgerlo. Perfetto, perfetto. Poi c'è anche sempre il prosecco da noi. Sappiamo è che sempre, il presidente beh, vabbè, su, qua, ragazzi, con questo. un bicchiere di bianco è felice. Quindi, lo no, no, il presidente. Le idee sono tante. Le idee sono tante, chiaramente, le, le, poi le, le scede, le cose le tariamo anche in base agli ospiti che abbiamo in studio. Certo. Ecco, quindi poi da cosa nasce cosa. Ecco, eh, andiamo avanti così. Ecco, sì. abbiamo parlato finora praticamente solo del padua, però c'è da dire sì. anche che eh, come, così come le interviste Impossibili a Cittadella, ci sono state anche delle altre iniziative eh, per coinvolgere i tifosi Granata. Sì. Tu e Roby proprio avete scritto un, insieme una canzone che sì. si propone come nuovo inno della del esatto, Cittadella. Eh, ecco. Tra l'altro c'è stato in studio il presidente Gabrielli che l'ha accolta con Sì, che ha accolto, accolto con favorevolmente l'idea. Praticamente abbiamo rielaborato una canzone eh, di, qualche, di qualche anno fa, cambiando il testo, ed è nato questa sorta di inno eh, della Cittadella. Quindi una canzone molto molto simpatica, come di te l'abbiamo cantata anche quando c'era. C'erano presidente... anche dei tifosi del club tifosi, in studio che l'hanno cantata insieme esatto, a noi. Esatto, i tifosi ci hanno chiesto appunto di, di poterla incidere. Poi vediamo, perché poi ce ne sono anche altre... Certo. Eh ce ne sono anche altre che eh, sono lì, lì per diventare degli inni, però insomma, ecco, come dire, mettiamo nel calderone tutto e l'importante è come dire smuovere le acque. Ce le eh? canti due strofe? Ok. Cittadella avere i donni come stimoli, avere i sogni come stimoli. Puntando alla serie A, oh, 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 cittadella... eccetera eccetera, non me la ricordo, infatti l'ho ripetuta la strofa, comunque l'aria è questa, avete sì, capito sì. di che aria parliamo? Sì, sì, eh. insomma la, la canzone è nota, eh, la, poi la voce di Roby che è decisamente mh, migliore della mia, ma insomma comunque ecco la Possiamo ricordare anche le performance di Roby perché Beh. una delle ultime puntate Beh. veramente ha ha fatto... Strepitoso, no? La, fatto donna immobile, la, donna beh, immobile. Beh, la donna immobile, quella è stata una cosa. Ugola eh. Ugo il, il maestro, il famoso Ugo tenore Ugola d'oro Ugo che si è cimentato nella canzone La donna immobile. Beh, io che l'ho vista 3.000 volte e ogni volta eh, rido. Peraltro, nella puntata eh, di Cazzo Smoking del, <coughs> della prossima settimana, ritornerà Roby che è mancato, Dale. Eh? E, con una cosa che non si può dire, ma seguiteci. Lasci questa sala? <coughs> lasciamo, lasciamo così, da non perdere. Canterà ancora, almeno questo lo possiamo dire. Eh, sì e no. Ci sarà, diciamo, un è una via di mezzo tra mimo e canto, più mimo che canto. Beh, sappiamo anche che Rob è molto bravo nel bravissimo, mimo, l'abbiamo citato anche prima, per quanto bravissimo. riguarda l'imitazione di tutto il calcio un minuto profissione. Sì, per sì, minuto. Ma è un fen eh. fenomeno. Ecco, Fa di quelle espressioni. Bravissimo, veramente. Quasi come te. <ride> No. Ribadisco, vale, a mio rischio è pericolo questo un invito. Basetto, <ride> cara da no, che poi dopo fanno un altro scatto, andiamo ah, a no, no, gossip. Basta, basta. <ride> ok, eh, sì, sì, bene, quindi bene, siamo contenti anche perché ripetiamo, vabbè, questa è la tua seconda puntata. Calcio Smoking è partito due mesi e mezzo fa e insomma mi pare che ci stiamo facendo largo un po', no? Sì, sì, stiamo facendo al ginepraio di trasmissioni che ci sono, insomma ecco l'auspicio è arrivare a, a fine stagione tirando le somme e sperando che siano positive, ma penso che lo saranno. Eh, insomma, così. stiamo proponendo in maniera innovativa. In maniera, in, maniera, in maniera innovativa, innovativa. So che ci stanno seguendo eh, moltissimo a Cittadella, ma anche al calcio Padova, che ci stanno seguendo molto e quindi noi siamo qui. Bene, insomma, le soddisfazioni non mancano. Le soddisfazioni poi, non mancano. Poi dobbiamo dire onore al merito, insomma, un personaggio come te sicuramente eh, sta tirando su. Vedi molto Mariana, questo. se lo dicevo io sembrava invece che, che lo dica tu... Mh, sì, vabbè, so, insomma, sì, adesso, vabbè va. dopo mi dai... Sì, dopo va bene. <ride> le provvigioni che non ti da te le do io. Ecco, tanto per capire. No, è un procuratore però veramente... Fantastico fantastico <ride> però sappiamo però che ha siglato il prossimo contratto con Antonio primo... Baggio, eh sì, esatto, Cittadella esatto. che si è prestato molto simpaticamente, l'unico giocatore che ha accettato di non prendere soldi, ma insomma vabbè ogni tanto qualche ingenuo c'è no, si è prestato simpaticamente sì, insomma, sì. al gioco si è prestato eh... al gioco ovviamente, ovviamente eh, sì. questo è il bello insomma di poter avere anche questo tipo di rapporto con giocatore giocatori, è vero che è un giocatore della primavera però sì, eh, certo. anche con, con i ragazzi della prima squadra di Cittadella insomma eh, sappiamo che abbiamo un ottimo rapporto con Stefano Albertina ha sì. detto stampa vabbè, perciò mai. ci sarà l'occasione di fare, di fare qualche Albertino, mai è perso completamente. cioè Lui so che dorme addirittura nell'assensore di, 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 di calcio smoking. Non si... Infatti, è dimagrito per non mangia mai. Quest'uomo no, è È diventato... eh, Franchin che gli ruba la focaccia? Sì, va bene, la mangio io perché insomma Albertin già mangia per conto suo. Ecco, per... Ma sta voce di Franchino ormai esce in automatico, beh, è troppo bella. Cioè, Comunque. Vabbè. Povero Federico. Può, ma lo, lo stiamo lanciando. Lo stiamo lanciando. <ride> no, ma è molto seguito tra l'altro sì, perché ha un Santa, ottimo seguito sì. tra Cittadella e il Calcio Dilettanti. Ormai è un personaggio eh beh, sì, molto sì, conosciuto, sì, quindi sì, è apprezzato. Sì, per sì, per sì. Ma poi insomma, pian piano. Ce lo teniamo stretto. Abbiamo una, abbiamo una bella redazione a calcio smoking, bella tosta, bella tosta, ognuno ha le sue peculiarità. Quindi insomma. Pian pianino cercheremo in qualcuno eh, di. di Beh, abbiamo sentito anche che quando ci sono venute Marianna Vabbè, e Paola. C'è stata la dedica a Renato Nuvoletti, Renato Nuvoletti. ex attore <ride> eh, degli anni 70, e lui ci tiene a questa roba qua, inciso su pellicole Kodak. È stato un attore importante degli anni 70. E le abbiamo dedicato la canzone col vocione di Robby: sei Renato Nuvoletti, quell'attore così. E siamo uscite, le due donne sono uscite cantando questa dedica a Renato. Ma eh, Perché insomma è bello. Insomma, la cosa bella è che ci divertiamo tra di noi. Quindi, questo divertimento eh, mi auguro che pa passi anche al pubblico che ci segue per casa. Eh, ecco, questo è l'auspicio migliore. Insomma, sì, qua. no, è bello comunque vedere insomma, che la gente si diverte perché sì, questo è sì. l'obiettivo. Insomma, ci sono tante cose serie già nella vita, no? quindi almeno mia, guarda, ci divertiamo un po'. Sì, esatto, esatto, esatto. Ecco, lo stavi dicendo questo tono, mm. mamma mia, guarda, mi sembravi un po' la moglie di Mariano o di Paolo. Ah, cara. Come <ride> hai mega trovato un irpe, ma hai il sarcofago di osterco, cara. Hai mega trovato anche una ulcera digitale. Ah, cara, te sapessi. Perché poi queste malattie che vengono un po' storpiate eh, nascono, cioè, nascono dal vero, da quelle che sentivo da mia zia, da mia nonna, oppure frequentando gli studi dei medici di base: il polistirolo. Il polistirolo <ride> espanso, le arachidi anali, vabbè, insomma, tutte queste <ride> cose qua. Eh. Eh, ma sono cose vere perché le, le, le signore che si trovano nello studio del medico di base per ingannare il tempo si raccontano le magagne che hanno e quindi e, e da qui nascono le cose. Quindi son, il 99% delle mie co o le cose che proponiamo io e Robi nascono dalla realtà. Quindi magari anche i discorsi delle signore in autobus, tutto, eh, tutte queste tutto, cose. Tutto, tutto, tutto è attento dalla realtà. E è anche un sono. po' un modo per, per vedere con un occhio spiritoso eh certo, una parodia certo. della, della vita quotidiana, insomma, di quello che, esatto. che, che siamo tutti quanti, perché poi dopo si fa ridere magari il modo in cui, in cui viene espresso, però poi di fatto le cose vengono riproposte così come sì, sono Sì, nella Infatti realtà. noi siamo molto preoccupati del fatto che Mariana non parla poco, cioè <ride> Questa fatica, togli le parole, però insomma, si può migliorare. La manderemo da un logopedista, chissà che. Eh? Sì, faccio fatica, eh. purtroppo ho questo Ca impedimento. Brava, bea e buona. Ecco. <ride> mitico Piero è eh, no. no veramente è stato veramente un piacere averti, averti qui piacere il mio è stato ospite mio, anzi, grazie che mi hai invitato per no, me è stato un amore dovere no, assolutamente, do bene, beh, insomma, no, assolutamente è... eh. sei un personaggio ormai bisognava farti conoscere eh, sì. bisognava che la gente ti vedesse vero, perché dai, poi dai. in trasmissione sì sei comparso certe volte quando sì, hai fatto però a volte le cante, no però tante volte esatto. sei dietro le quinte quindi esatto. insomma facciamo vedere il volto di, di, di Gian Piero Conforti eccomi qua <ride> anche io ex attore no vabbè no io no eh, lasciamo a Renato Lasciamo a Renato Duvoletti l'esclusiva, questo sì no, vabbè, ascoltami, visto che abbiamo citato tutta la redazione salutiamo anche tutti gli altri perché sennò potrebbero sentirsi offesi. anche il nostro Luca Ingegneri e Stefano Volpe e, che... Stefano, e beh, come no, Stefano Volpe, dopo chi è che c'è? Benetti tutti E salutiamo la Mariana Pagliarini che fa parte della redazione di No no, io non c'entro niente Lei non c'entra, no, no. comunque non c'entra ma c'è eh, Ci sono storia. sempre, come il prezzemolo, sempre, sempre il Me lo dicevano sempre da piccola, quindi <ride> continua a essere, a essere così. Bene, Piero. Allora, io ti ringrazio, ci Grazie vedremo sicuramente nelle prossime puntate eh, di Calcio Smoking. Di sì, eh. Sei ormai la tua incollato, l'attack è stato al pavimento. E, insomma, avvisiamo i tifosi che stiano attenti fuori dallo stadio, perché sei in agguato con le tue interviste impossibili. Quelle se faccio un piccolo promo, la tua trasmissione che va in onda tutti. Tutti i giorni, perché vai. Allora, Amici repliche. di La 13 Sport, seguite Tacchetti a Spillo, ideato e condotto dalla bellissima e bravissima Marianna Pagliarin, in onda tutti i giorni nel palissesto della 13 Sport. Tacchetti a spillo con Marianna Pagliarini, grazie. <ride> grazie Piero, allora noi diamo appuntamento ai nostri telespettatori appunto a seguirci eh, con tutto il palinsesso di La 13, Tacchetti a spillo verrà riproposto eh, più volte nel corso della settimana in modo da avere la possibilità a tutti, come insomma come tutte le nostre trasmissioni, di seguirci, quindi vi diamo appuntamento anche alla prossima settimana e a seguire come sempre Calcio in Smoking. Arrivederci a tutti. Ciao.